Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo la pasta filo. È uno speciale tipo di pasta, molto sottile, proprio come un foglio di carta, dal sapore neutro, che può essere utilizzata per ricette sia dolci che salate. La parola filo deriva dal greco phyllo, che significa foglia. Questa pasta è infatti originaria della Grecia e della Turchia. La leggenda narra che sia nata nelle cucine del sontuoso palazzo Topkapi di Istanbul sotto forma di un baklava, ripieno di miele e pistacchi, destinato al sultano. I cuochi di corte infatti svilupparono la tecnica di stendere dei fogli di questa pasta sottili come la carta e sovrapporli l'uno sull'altro. Tuttavia, il dolce più tipico dell'antica Grecia era una pasta filo ripiena di formaggio e miele. Oggi vi proporremo la sua versione salata. Venite con noi in cucina. Iniziamo la ricetta mettendo in un'impastatrice 700 g di farina 00, 10 g di sale e 30 ml di aceto di mele. Poi azioniamo la planetaria e versiamo 380 ml di acqua poco alla volta. Noi non siamo sponsorizzati da Lancashrum, ma riteniamo che sia un'ottima macchina in quanto è l'unica che non scalda l'impasto. Quando vediamo che il composto è omogeneo, togliamo il gancio e mettiamo il rullo, che ha la funzione di simulare l'impastare a mano. Versiamo un cucchiaio di olio di semi e impastiamo per altri 15-20 minuti. Chi non avesse una planetaria può tranquillamente impastare a mano. Quando l'impasto sarà liscio e omogeneo e non si attaccherà più al bordo, lo trasferiamo sul piano da lavoro infarinato e lo lavoriamo finché non sarà più appiccicoso. Infine diamo una leggera pirlatura e trasferiamo l'impasto in una ciotola con il fondo infarinato, che copriamo di pellicola trasparente. Lasciamo a riposare a temperatura ambiente per un'ora e mezza. Nel frattempo mettiamo in un mixer 300 g di feta, che sbricioliamo con le mani, 150 g di ricotta e un uovo. Mescoliamo finché otterremo un composto omogeneo. Trasferiamo poi in una ciotola e mettiamo da parte fino al bisogno. Riprendiamo l'impasto. Lo togliamo dalla ciotola e lo lavoriamo brevemente. Poi lo pesiamo e lo dividiamo in 12 parti uguali. Per Facciamo delle palline prendendo i bordi laterali e portandoli verso il centro. Poi pirliamo e mettiamo da parte. Ripetiamo il procedimento con le restanti. Infine copriamo con pellicola trasparente e prendiamo le palline in ordine, dalla prima all'ultima fatta. Prendiamo la prima pallina e la mettiamo sul piano da lavoro infarinato, per poi stenderla in un cerchio di 15-20 cm di diametro al massimo. Facciamo la stessa cosa con le restanti. In una ciotola mettiamo 75 g di burro fuso e 75 ml di olio di semi di mais. Mescoliamo per bene e ne versiamo un po' su un piatto. Mettiamo il primo disco sul piatto e lo ricopriamo con il composto. Prendiamo il secondo disco e ripetiamo così il procedimento finché li finiamo tutti. Per Copriamo con pellicola trasparente e lasciamo a riposare per un'ora a temperatura ambiente. Riprendiamo i dischi, li copriamo con un piatto più grande e con coraggio andiamo a girare i piatti. Adesso comincia la parte più divertente della ricetta, la stesura della pasta filo.
Il composto di burro e olio avanzato lo utilizziamo per ungere la superficie di tutto il piano da lavoro. Prendiamo ora un disco e lo adagiamo sul piano da lavoro. Con cautela lo allunghiamo il più possibile, perché più grande diventa, più pieghe facciamo, quindi più strati di sfoglia croccante avremo alla fine. Nel momento in cui siamo soddisfatti della grandezza del disco, creiamo delle forme. Ora vi mostriamo il fazzoletto. Prendiamo un lembo laterale e lo portiamo a metà. Sovrapponiamo l'altro sopra ad esso e sistemiamo per far coincidere i bordi il meglio possibile. Ora prendiamo il lembo di fronte a noi e lo portiamo al centro. Poi prendiamo l'altro e lo sovrapponiamo. Sistemiamo nuovamente e aggiungiamo due cucchiai di composto di formaggio che spalmiamo nel centro del fazzoletto. Chiudiamo portando i vertici opposti verso il centro. Lo giriamo e trasferiamo nella teglia con carta forno. Spennelliamo i fazzoletti con un uovo sbattuto e cuociamo a forno preriscaldato ventilato 180 gradi per 25-30 minuti. Dovranno essere ben dorati. Nel frattempo vi mostriamo come creare la girella. Per prima cosa prendiamo un disco e lo allunghiamo come prima. Prendiamo un lembo laterale e lo portiamo a un quarto della larghezza. Sovrapponiamo l'altro sopra ad esso e sistemiamo per far coincidere i bordi il meglio possibile. Spalmiamo la stessa dose di ripieno al formaggio sul lembo davanti a noi. Arrotoliamo la pasta senza stringere fino alla fine della lunghezza. Infine prendiamo il salsicciotto e lo arrotoliamo su se stesso per creare la girella. Se volete realizzare una torta salata, ripetete il procedimento con gli altri dischi finché otterrete un cerchio della circonferenza della teglia. L'ultima forma che vi mostriamo è un triangolo. Facciamo lo stesso procedimento iniziale delle altre volte. Prendiamo poi un lembo laterale e lo portiamo a metà. Sovrapponiamo l'altro sopra ad esso e sistemiamo per far coincidere i bordi il meglio possibile. Spalmiamo la dose di ripieno in un angolo questa volta. Prendiamo un vertice opposto e lo portiamo a coprire la parte con il ripieno, che se necessario va uniformato. Continuiamo così fino alla fine della lunghezza. Spennelliamo di nuovo con l'uovo e cuociamo in forno. Infine tiriamo fuori dal forno tutte le sfoglie e le mettiamo a raffreddare su una griglia. E voilà! Guardate che meraviglie abbiamo creato! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso gustiamo insieme queste meraviglie. Salute!
Dando un morso a questo fagottino potrete sentire una paradisiaca croccantezza irripetibile in qualsiasi altro panificato. Il gusto risulta molto equilibrato in quanto c'è quella parte acidula data dalla feta che però viene contrastata dalla completezza della ricotta. E infine si sente la pasta sfoglia che va ad avvolgere questo ripieno davvero spettacolare. Insomma, io la consiglio a tutti perché dovete assaggiarla almeno una volta per capire cosa si prova. È assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Visitate anche il primo link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.